abbiamo combattuto con le armi in mano il fascismo. E che voi dovete combattere il capitalismo, voi dovete schierarvi dalla parte degli ultimi, ci smenerete, ma farete una cosa bella e giusta. Adesso... La voglia di libertà e la ricerca di quella giustizia sociale che in Italia non c'è mai stata furono le basi dell'antifascismo prima e poi col tempo della guerra di liberazione. A così tanti anni di distanza, nulla di tutto quello per cui i partigiani di allora hanno lottato è stato pienamente raggiunto. Anzi, le politiche xenofobe e fasciste dei vari paesi europei si palesano sempre di più, mentre assistiamo a quella che alcuni chiamano invasione, ma che in realtà è la naturale conseguenza delle politiche economiche adottate negli ultimi anni. In un crescendo di sentimenti nazionalisti, la democratica Europa, che nel 2012 aveva vinto il Nobel per la pace, si impegna a difendere la sua fortezza e i suoi interessi, lasciando morire migliaia di persone nel Mar Mediterraneo e ricacciando quelli sopravvissute negli stessi paesi da cui fuggivano. Missione umanitaria, esportare democrazia, fermare le barbarie dell'ISIS. Queste sono le parole dei politici italiani per legittimare le proprie mire imperialiste, perché di imperialismo si tratta, meno evidente forse, ma sempre tale. Dietro le manovre del governo, infatti, ci sono alcune multinazionali del petrolio, tra cui l'ENI, che è in testa, che per i loro profitti non esitano certo a bombardare e a distruggere. E se da una parte risuonano le proclamazioni false di Renzi, dall'altra si sentono le grida sconnesse di chi fonda la propria politica sull'odio, come la Lega di Matteo Salvini e dei suoi amichetti di Casa Pound, che in un contesto come questo trevano sempre più copertura e spazi per cercare di promuovere quegli ideali contro cui i partigiani come Ferruccio hanno lottato. A 71 anni di distanza, quindi, ci rendiamo conto di quale dovrebbe essere il nostro agire politico. Quello che in questa piazza Ferruccio dovrebbe insegnarci, che lo fa continuamente la Cocca, è che il fascismo, in tutte le sue forme, lo si sconfigge uniti e con la lotta. Ora più che mai è necessario rifondare quel sentimento antifascista e di classe che si è perso con gli anni, lasciando terreno fertile alle misure autoritarie di chi ci governa. Se oggi nella piazza, dove tutti gli anni si celebra il 25 aprile, si saranno usate in continuazione slogan e parole vecchie, consumate, ma non perché noi non crediamo alla democrazia o alla libertà, chi ci crede più di noi, ma perché a queste bisogna dare sostanza, perché non si può più parlare di democrazia dove non c'è, non si può invocare... Non si può invocare la libertà dove ogni giorno viene conculcata, dove ogni giorno viene negata ai cittadini e a quelli che arrivano da lontano. Ecco, è questo il senso e il significato che voi date a questa iniziativa. Quando invece due o tre giorni fa i vostri compagni che organizzano, che sono qui, mi hanno detto: verresti a dire due parole? Gli ho detto sì, subito. Vengo perché voi siete l'espressione più alta, più bella, più vera di cosa ha significato quella lotta. E io penso alla straordinaria, bellissima continuità che stamattina qui si è verificata. La Cocca in questa via, tanto tempo fa, vero Cocca, compì un'azione proprio per sconfiggere il fascismo, la violenza. Oggi voi siete qui, figli dei figli, a dire che il fascismo è rimasto tale e che noi dobbiamo batterci. Dobbiamo continuare nel nostro impegno, con serietà, con rigore, senza lasciarci prendere dagli estremismi o dalle eccessive frette. Lavoriamo bene, il tempo ci dà ragione, non è vero che non ci dà ragione. La prima volta che veniste qui, io ero venuto, eravamo quattro gatti. Guardate stamattina, che bella
non si può dire questa piazza, ma questa via. Quanti siamo? E capite anche che il senso profondo di quanti siamo vuole essere anche che non siete più solo voi ragazzi o quei quattro come me che vengono considerati vecchi ma estremisti. È ormai una società, una parte viva di questa città.